La storia della guerra del 1812 è stata raccontata tramite un numero record di opere, decine di migliaia di testi in tutto il mondo. La storia di questo periodo è stata studiata in lungo e in largo: chi erano, cosa facevano, dove e chi combattevano. Ma i risultati di questo studio sono sbalorditivi. L'autore russo di questo video ha messo più di 6 mesi per studiare e realizzare tutte le parti di questo film. Dopo aver studiato centinaia e migliaia di eventi e fatti diversi, è giunto a conclusioni e supposizioni logiche che possono persino scioccare una persona impreparata. È venuto fuori che le cose non erano esattamente come ci dicono. Nella prima parte del film vedremo come lo zar Alessandro I e Napoleone hanno stretto un'alleanza segreta per dividere Europa e conquistare Moscovia. Vedremo anche che tipo di relazione non convenzionale hanno avuto loro mediante incontri ufficialmente registrati a Tilsit ed Erfurt. Scopriremo come sono stati pianificati i preparativi per la guerra. Vedremo le principali direzioni dell'attacco a Moscovia. Nella seconda parte del film parleremo delle uniformi militari dell'esercito russo, dell'esercito napoleonico e della uniforme militare della terza parte avversaria, su cui spesso si tace. Nella terza parte del film seguiremo le rotte lungo le quali Napoleone, insieme con Alessandro I, conquistò Moscovia come prima frontiera e poi andò ulteriormente in profondità verso la Tartaria. E scopriremo anche perché Alessandro I avrebbe potuto tradire Napoleone e bruciare Moscovia per ripicca. Nella quarta parte del film esamineremo fatti reali e obiettivamente accaduti che non riescono a essere spiegati nella storia ufficiale che ci viene raccontata. Cercheremo di scoprire dove sono scomparsi i 600.000 soldati di Napoleone. Scopriremo cosa nascondevano gli invasori nominando le cosiddette rivolte contadine del 1812 e quali atrocità hanno scatenato i russi in quei territori. Cercheremo di capire perché la Grande Tartaria non ha aiutato la sua provincia occidentale, la Tartaria di Moscovia, avendo le sue risorse umane e di altro genere incomparabilmente più grandi della piccola Europa. Dunque, siete pronti a buttare giù il tetto di menzogne e falsificazioni storiche che vi hanno sempre raccontato? Allora allacciatevi le cinture. Ora che sono chiari il sangue e le origini di tutti gli imperatori che governavano la Russia, possiamo iniziare a considerare come queste dinastie si sono impadronite dei territori russi. La città di San Pietroburgo appare sulle mappe dell'Europa a partire dal 1740. Anche se secondo la storia ufficiale fu fondata dal Pietro I Grande già nel 1703 e nel 1712 fu già proclamata la capitale. Tuttavia, i territori contrassegnati colorati non appartenevano alla Russia o a Mosca, ma alla Svezia, che all'epoca comprendeva la Finlandia. La regione circostante, vicino a San Pietroburgo, si chiamava Ingria o Ingermanland, che secondo gli storici, già nel 1704 entrò a far parte dell'impero russo e fu giuridicamente sancita nel 1721 dal trattato di pace di Nystad con la Svezia, l'attuale città finlandese. E se guardate la bandiera di questa stessa Ingermanland, vedrete subito la croce scandinava che è su tutte le bandiere della dinastia Oldenburg, quindi non c'è dubbio dell'appartenenza di questa terra. Deve essere chiaro che la dinastia del Holstein-Gottorp, linea svedese, li conosciamo come Romanov, ha fatto il possibile per riscrivere la storia. Quindi, per una mappa o qualsiasi documento storico approssimativamente vero, che dobbiamo ancora cercare di rintracciare, ci sono 100 falsi di altissima qualità. E se pensate che gli storici ufficiali abbiano una unica chiara comprensione degli eventi accaduti, vi sbagliate. Per esempio, nello stesso trattato di Nystad con la Svezia del 1721, in base al quale la Russia ha vinto la Grande Guerra del Nord del 1750 e che ha ottenuto le terre dell'Estonia e della Livonia dall'Ingermanland e parte della Carelia, nel quinto paragrafo del trattato si stabiliva che la parte vincitrice, cioè la Russia, in termini raffinati, si impegnava a pagare il denaro alla parte che ha perso la guerra, cioè la Svezia. L'importo del riscatto era di 2 milioni di talleri, pagabili in tempi ben definiti,
e attraverso banche ben definite di Amburgo, Londra e Amsterdam. 2 milioni di talleri nel 1721 per il peso di una moneta di 28 grammi sono 56 tonnellate di argento, ovvero metà del bilancio annuale della Russia di quei tempi o il bilancio annuale della Svezia. La Russia pagò il suo contributo. Nel febbraio 1727, il nuovo re Federico I di Svezia consegnò all'ambasciatore russo a Stoccolma la ricevuta di 2 milioni di talleri in argento. Gli storici qui non vanno molto d'accordo tra di loro. Non era solo un accordo commerciale per comprare queste terre dagli svedesi? Il primo tentativo di attacco contro la Tartaria di Moscovia fu compiuto da una purissima tedesca, Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst, della dinastia di Gottorp, sotto lo pseudonimo di Caterina II Grande. Tutti questi eventi reali e documenti di quel tempo sono tenuti sotto controllo e nascosti ancora oggi. Tutto quello che pensano di sapere al riguardo gli storici ufficiali sono in realtà opere completamente inventate e false sulla cosiddetta rivolta del Pugachev. I falsificatori davano apposta ai governanti della Tartaria soprannomi umilianti e inventavano storie di ladri con lo scopo di vincere la guerra ideologica dell'informazione. Inoltre, tutta questa cosiddetta storia è stata scritta 80 anni dopo, a metà del XIX secolo, quando gli Holstein-Gottorp hanno già conquistato completamente l'intera Tartaria, ormai deserta, dopo il bombardamento nucleare. Si suppone che questa storia da Pietro I a Alessandro I possa essere stata completamente falsificata come segue. Questa dinastia, se non è stata completamente inventata, potrebbe esserci sviluppata nel mondo reale mediante governi di un ducato o di un regno separato, ad esempio nella Ingermanland con capitale a Pietroburgo, e non ha avuto alcuna relazione con la ormai sconosciuta dinastia dei governanti della Tartaria di Moscovia. In seguito gli Holstein-Gottorp sostituirono la loro dinastia e essa fu completamente cancellata dalle pagine della storia, senza lasciare traccia. Come ricorderete, i Romanov, quindi i Romani, sono lo pseudonimo locale del ramo di Holstein-Gottorp della dinastia Oldenburg, più giovane, che aveva radici in tutta l'Europa settentrionale, nella intera regione del Mar Baltico e del Mare del Nord. San Pietroburgo è stata scelta dal ramo più vecchio di Oldenburg come capitale perché è considerata il luogo più conveniente per la futura conquista di Moscovia in primis e la successiva invasione delle province occidentali della Tartaria. Questo ducato, regno dei Russi, guidato da Holstein-Gottorp Romanov, poteva essere lo stesso del regno di Prussia e faceva parte del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica. Questo stesso Sacro Romano Impero della Nazione Germanica è nato secondo la cronologia moderna nel XVIII secolo, come risultato di una serie di guerre in tutta Europa per la cosiddetta eredità. La parola eredità è la parola in codice ed è un riferimento alla divisione dei territori che avviene alla fine del mondo antico, ovvero dopo il diluvio che distrusse l'antica civiltà europea. Vale la pena notare che sul nostro pianeta in quel tempo c'erano anche le altre civiltà, ma non le considereremo come parte di questo argomento. L'autore ritiene che i Romanov di Oldenburg, dopo la conquista di Mosca, hanno chiamato tutti i loro possedimenti l'Impero Russo, cioè hanno diffuso il nome russo sulle terre conquistate e questo è avvenuto non è per caso, perché nella Germania centrale, sul territorio della terra moderna, Turingia, guarda caso con il capitale di Erfurt, ci sono dinastie di russi, o come si scrive Rus. Solo ora è mascherato sotto il nome dei Reis e per quelli che non capiscono sembra plausibile. I falsificatori spesso inseriscono lettere in eccesso all'interno delle parole per distorcere le relazioni passate tra le varie lingue, ovvero per allontanarle dalla lingua madre. Ci sono un sacco di casi in cui le parole cambiate sono scritte in un modo, con una serie di lettere aggiunte e pronunciate in un'altra maniera. Ma se guardiamo i nomi prussiani che si leggono con la lettera U, si vede subito che le radici sono le stesse. Quindi è logico supporre che, secondo la regola di pronuncia, il nome di questa dinastia tedesca debba essere letto come Rus. Si potrebbe dunque ipotizzare che se nel territorio tra i fiumi Wisla e Neman, vale a dire nei territori della moderna regione di Kaliningrad della Russia, della parte occidentale della Lituania e della Polonia settentrionale, si trovava lo storico regno di Prussia e che a nord-est si trovasse il regno di Russia.
Essendo parte o alleata con il Sacro Romano Impero, la Russia ha assorbito la vicina Livonia, Granducato di Lituania, il Granducato di Mosca, il Regno di Kazan, la Tartaria di Moscovia, il Regno di Astrakhan e Ucraina occidentale, il paese dei Cosacchi. Come illustrato in questa mappa del 1812, pubblicata sul sito della Biblioteca Nazionale di Francia, possiamo vedere che contraddice completamente la storia ufficiale, secondo la quale qui ci sarebbe stata un'unica nazione con le province che si estendevano fino all'Oceano Pacifico. Tuttavia, non escludo che alcune scritte sulla mappa possano essere state inserite molto più tardi. La preparazione all'attacco durò più di un decennio e la prima necessità era preparare un terreno storico-ideologico, per così dire, ad una giustificazione per una guerra futura. Con il primo decreto nominativo del 31 ottobre 1803, l'imperatore Alessandro I conferì a Karamzin Nikolai Mikhailovich il titolo di storiografo. Con lo storiografo si intende una persona incaricata dal governo di scrivere la storia ufficiale della propria nazione. Le furono aggiunti 2000 rubli di stipendio annuale, pari allo stipendio di un professore. Il titolo di storiografo in Russia, dopo la morte di Karamzin, non è stato rinnovato. Karamzin si allontanò gradualmente dalla lettura artistica e dal 1804, dopo essere stato nominato allo storiografo, cessò ogni lavoro letterario. Infine, Karamzin scrisse 12 volumi della storia dello Stato russo, copiati per un totale di 3000 edizioni, quali furono immediatamente venduti e tradotti in tutte le principali lingue europee nell'arco di un mese. Il 9 luglio 1804, durante il regno di Alessandro I, fu emanato uno statuto per la censura. Stabiliva che la censura doveva esaminare tutti i libri e i saggi destinati alla distribuzione pubblica, il che significava che era praticamente impossibile pubblicare un testo senza il permesso dell'autorità di controllo. Per spostare rapidamente le truppe e fornire una grande quantità di provviste, avevano bisogno di un comodo mezzo di comunicazione, i fiumi e i canali che fungevano da collegamento. All'inizio della guerra furono scavati e ricostruiti questi canali principali, il sistema idrico di Brzezinski, Vishnevolodsky, Tikhvinsky e Mariinsky. Il sistema idrico Brzezinski è un corso d'acqua artificiale che collega il bacino del Dnepro al fiume Dvina occidentale. La lunghezza del canale è di 160 km. Questo canale idrico fu costruito tra il 1797 e il 1805 dagli ingegneri Johann e Ferdinand Gerald, Freigang, De Witte, De Volan. Come si capisce dai nomi, non erano i russi. Il canale era ricostruito dal 1810 al 1812. Sul canale potevano passare navi da crociera, kayak e barche. Nel 1817 la navigazione cessò, poiché a Borisov, in seguito all'incendio del ponte durante la guerra del 1812, ne fu costruito uno fisso, sotto il quale potevano passare soltanto le zattere. Il sistema idrico Tikhvinsky è uno dei tre sistemi idrici che collegavano il fiume Volga al Mar Baltico. La lunghezza del percorso del Volga-Baltico attraverso questo canale era la più breve rispetto alle rotte di Vishnevolodsky e Mariinsky ed era di 924 km. I lavori per la costruzione del sistema idrico iniziarono nel 1802 sotto la direzione del De Volan, che era un ingegnere generale del Corpo degli Ingegneri delle Vie di Comunicazione. È stato scavato il canale Tikhvinsky, largo 12 metri e profondo 1,5 metri, che attraversava uno spartiacque. Le chiuse sono state costruite sia sul canale Tikhvinsky che sui fiumi Pomina, Volcina e Tikhvinka. Nel 1811 il sistema idrico fu aperto alla navigazione. Il sistema idrico Vishnevolodsky è il più antico sistema idrico artificiale della Russia. Il sistema collega l'afflusso del Volga al fiume Terza con il Mar Baltico. La sua lunghezza dalla città di Rabinsk a San Pietroburgo era di 1440 km. Secondo gli storici, la costruzione del canale fu iniziata già sotto Pietro I nel 1703. Nel 1780-1790 c'è stata la conversione di impianti idraulici dal legno alla pietra. Dal 1798 al 1803 fu scavato il canale Siversov, che costeggiava il lago Ilmen. Nel 1810 furono costruite le chiuse di Kilensky e Valdajski.
Dopo la guerra, nel 1820, il canale perse la sua importanza originale e, senza un adeguato supporto, le condizioni del sistema si deteriorarono notevolmente. Il sistema idrico Mariinsky era un corso d'acqua che collegava il bacino del Volga al Mar Baltico, che si estende dalla città di Rabinsk fino al porto marittimo di San Pietroburgo. La sua lunghezza era di 1143 km. Nel 1797, il costruttore delle chiuse Svensson ha ripulito le cime ricoperte di vegetazione precedentemente tagliate da Jan de Witte. Nel 1799 fu istituita la direzione della costruzione del canale Mariinsky. Nello stesso anno iniziarono i lavori di costruzione. La direzione della costruzione del sistema fu affidata all'ingegnere generale Franz de Volan. La supervisione è stata effettuata dal capo della direzione del canale Mariinsky, il colonnello Lipgard. Nel 1801 fu scavato un canale di collegamento e furono costruite 8 chiuse. Nel 1808 i lavori furono completati e la prima nave attraversò il canale. Nel 1810 avvenne l'inaugurazione ufficiale del canale. Come avrete notato, tutti e quattro i sistemi idrici dei canali sono stati costruiti e ricostruiti direttamente dall'esercito degli ingegneri e tutti sono stati messi in funzione all'inizio della guerra nel 1810-1811. Ne era sempre coinvolto l'ingegnere capo, il primo generale del corpo militare degli ingegneri delle vie di comunicazione, Franz de Volan. Dopo la guerra, dal 1814 divenne direttore generale e nel 1816 si occupò della costruzione di strade di pietra usando la posa estera e fu decisa per la prima volta l'utilizzazione di questo metodo per creare l'autostrada da San Pietroburgo a Mosca. Come si scrivono i funzionari, egli ha lavorato e stretto amicizie con il principe Peter Friedrich Georg, la cui moglie era la principessa Caterina Pavlovna, la quarta figlia dell'imperatore russo Paolo I e rispettivamente la sorella dell'imperatore Alessandro I. Questa è solo una piccola parte dei fatti della preparazione delle strutture di ingegneria strategica e i canali di comunicazione per il futuro attacco. Ma dobbiamo andare oltre per farvi capire qual era la relazione tra Napoleone Bonaparte e Alexander I. Vediamo come si incontrano nella città di Tilsit, il regno di Prussia, ora la città di Sovetsk, Kaliningrad. Il 25 giugno 1807 l'imperatore Napoleone e Alessandro I si incontrarono in un padiglione coperto, posto su una zattera in mezzo al fiume Neman, e parlarono faccia a faccia per circa un'ora, rimuovendo ogni eventuale testimone. Il giorno dopo, a Tilsit, Alessandro I assisteva alla dimostrazione della guardia francese. Napoleone desiderava un'alleanza con Alessandro e gli propose la penisola balcanica e la Finlandia come ricompensa per l'aiuto della Francia nei suoi piani. Dopo 12 giorni di comunicazione stretta tra i due imperatori, il 7 luglio 1807, come ci dicono gli storici, fu firmato il Trattato di Pace di Tilsit. La parte segreta del trattato indicava che la Russia e la Francia si impegnavano ad aiutarsi a vicenda in qualsiasi guerra offensiva e difensiva qualora le circostanze lo avessero richiesto. Nel 1808 si tenne un altro incontro tra Alessandro I e Napoleone a Erfurt, Prussia, dove trascorsero 17 giorni a stretto contatto. Testimonianze rivelano che quando la carrozza del re si avvicina, Bonaparte scende, Alessandro le va incontro, i sovrani fanno qualche passo e si abbracciano. Per il resto della giornata i grandi attori della politica europea non hanno smesso di parlare amichevolmente. Sui loro volti, come hanno osservato tutti i presenti, si esprimeva ogni cordialità e fiducia. Anche nelle stanze date a Alessandro, essi entrarono assieme e vi rimasero fino alle 22 ore per concordare l'ordine dei colloqui. Non si sa di cosa stessero discutendo in camera da letto per 24 ore e questo risulta sospetto. Gli imperatori si incontravano spesso e non perdevano l'occasione di mostrare al pubblico la loro cordialità nelle loro relazioni. Il congresso è stato ricordato con brillanti ricevimenti, escursioni nella natura, caccia, spettacoli teatrali serali nella sala imperiale di Erfurt e altri eventi di rappresentanza, di orientamento politico e sociale. Napoleone, per intrattenere la delegazione russa, ha fatto venire da Parigi il gruppo dei migliori attori drammatici. Comunque, dopo tutto questo divertimento,
è stata firmata una convenzione segreta. Secondo quello che è stato ufficialmente presentato al pubblico, è stata una conferma dei precedenti accordi segreti della Tilsit. Hanno anche diviso l'Europa diversamente, dando alla Russia il diritto di prendere Finlandia, Moldavia e Valachia. In cambio Napoleone ottenne piena libertà d'azione in tutta l'Europa occidentale. Dal 1810, su incarico di Alexander I, il conte Alexei Andreevich Arakchev sperimenterà la tecnologia dell'organizzazione di insediamenti militari secondo il principio dei Landwehr prussiano, che sarà necessario in futuro per la colonizzazione delle terre conquistate. Nello specifico, le truppe rimangono vivere nel territorio occupato, risolvendo diversi problemi contemporaneamente. Si annulla il problema della loro esportazione e successiva colonizzazione, le truppe sono autosufficienti, mantengono l'ordine, la naturale perdita di uomini durante la guerra viene reintegrata e così via, formando un sistema di organizzazione che combinava il servizio militare con occupazione di lavoro produttivo, principalmente agricolo. Alla fine del regno dell'imperatore Alessandro I, 12 reggimenti di granatieri e 2 brigate di artiglieria erano insediati nel governatorato di Novgorod, 6 reggimenti di fanteria nel governatorato di Mogilev, 16 reggimenti di cavalleria nel governatorato di Sloboda, Ucraina, Kherson e Ekaterinoslav e 2 compagnie di servitori della fabbrica di polvere da sparo di Ochtinsky da San Pietroburgo. Alla periferia di Moscovia, dal 1810 al 1812, per decreto di Alessandro I, nuove fortezze sono state costruite e le vecchie fortezze sono state modernizzate con incredibile velocità. Così, nel 1810, iniziò la costruzione di una fortezza Edinburgh, nella città di Daugavpils, sul fiume Dvina occidentale. La fortezza doveva contenere 569 cannoni e una guarnigione di 4.500 uomini. La costruzione doveva essere completata alla fine del 1812. La fortezza esistente alla foce del fiume Dvina-Dunamünde, ora Daugavgriva, e la fortezza nella regione del fiume Dvina occidentale vengono modernizzate. La fortezza di Bobruisk, ora in Bielorussia, sul fiume Berezina, fu fondata per decreto di Alessandro I il 20 giugno 1810. La costruzione fu diretta dal maggior generale del capo di ingegneria, il conte Karl Oppermann. Fu costruita da migliaia di soldati e la servitù della gleba. Già un anno dopo, nel luglio del 1811, la fortezza di Bobruisk fu inclusa nella prima classe delle strutture difensive dell'impero russo. All'inizio della guerra del 1812, la fortezza fu armata con 344 cannoni. La guarnigione contava circa 4.000 uomini. Alla fine ha svolto il ruolo più importante di tutte le fortezze. Tra le fortezze di Bobruisk e di Edinburgh si prepara una posizione strategica di Borisov, anch'essa situata sul fiume Berezina. È passata alla storia come la battaglia di Borisov o la battaglia sul fiume Berezina del 1812. E anche prima dell'inizio della guerra viene costruito un accampamento fortificato di Drissa sulla riva sinistra del fiume Movna, del fiume Movna occidentale tra il luogo Drissa, ora Verkhnya Zvinsk, e il villaggio Shatrova. Secondo il piano del generale Karl Ludwig August Friedrich von Füll, che presumibilmente era in servizio nell'esercito russo, appoggiandosi a questo campo, l'esercito di Mikhail Andreas Barclay de Tolly, un altro vero comandante russo, doveva trattenere il nemico al fronte dopo la ritirata del confine dell'impero. Gli storici discutono ancora sul paradosso della costruzione e sullo svantaggio sotto tutti gli aspetti di questo accampamento fortificato di Drissa per le truppe russe contro l'esercito francese. Di conseguenza inventano versioni diverse per spiegare questi eventi. I libri di testi ufficiali dicono che alla fine, al consiglio militare, soltanto il generale Karl Ludwig August Friedrich von Füll si è espresso a favore di rimanere nell'accampamento di Drissa. Tutti gli altri erano contrari. Nonostante il fatto che siano stati spesi sforzi e fondi significativi per la sua costruzione, l'accampamento fu abbandonato senza combattere il 2 luglio 1812 e il primo esercito russo occidentale attraversò l'altra riva e prese la direzione attraverso Vitebsk fino a Smolensk.
Da questi frammenti di descrizione di quegli eventi possiamo vedere chiaramente come la vera storia viene falsificata e distorta. E se si considera che i russi non erano qui per combattere contro i francesi e che il campo era stato progettato solo per radunare e unire tutto l'esercito prima dell'offensiva, allora tutto torna al proprio posto ed è logico e comprensibile perché abbiano lasciato il campo così facilmente. Allo stesso tempo, le costruzioni fortificate di Smolensk, di Mosca, del monastero di Volokolamsk sono rimaste integre dai tempi di Ivan il Terribile e Boris Godunov, 200 anni fa prima, mostrando che inizialmente non erano state concepite per uso massiccio dell'artiglieria. Tuttavia, storicamente, su di loro gravava tutto il peso delle battaglie difensive dell'attacco del nemico. In seguito, le due armate di Napoleone e Alessandro I si unirono a Smolensk, perché Smolensk era la città chiave sulla strada per Mosca. La chiamavano anche il guardiano dei confini occidentali. Un mese prima dell'invasione napoleonica, del 28 maggio 1812, fu firmato il Trattato di Pace di Bucarest con la Turchia in seguito alla guerra russa-turca del 1806 al 1812. Dopodiché il raggruppamento meridionale di truppe fu liberato e quindi tutto era pronto per l'invasione di Mosca. Le truppe iniziarono a muoversi verso Smolensk. In questa parte del film, sulla guerra patriottica del 1812, parleremo delle uniformi militari dell'esercito russo, dell'esercito di Napoleone e delle uniformi militari della terza parte avversaria, di cui spesso si tace. Come ci scrivono gli storici ufficiali, dal 1801, dopo l'ascesa al trono dell'imperatore Alessandro I, l'esercito iniziò cambiamenti significativi, compreso il miglioramento della forma dell'abbigliamento. Le acconciature complicate furono cancellate. Confrontando le uniformi militari dell'esercito di Napoleone e dell'esercito di Alessandro, l'autore è giunto alla conclusione che lo stile generale del loro abbigliamento era molto simile, ad eccezione di piccoli dettagli e insegne tra i rami delle truppe. La loro differenza generale era soltanto nel colore dell'uniforme. Si ritiene ufficialmente che i francesi avessero l'uniforme blu e che i russi ne avessero l'uniforme verde. Allo stesso tempo, a volte il colore della uniforme cambiava al contrario. Per esempio, Napoleone indossava spesso solo l'uniforme verde, come se imitasse l'esercito russo. Sotto la riforma di Alessandro I, nel 1802 i caftani militari iniziarono ad essere chiamati mundir, montierung, cioè uniforme. L'uniforme ufficiale, assegnata ai gradi militari, era così strutturata. Davanti era piuttosto corta, fino alla vita, e dietro rimanevano le code, cioè le pieghe, che lo facevano sembrare un frac francese. In battaglia, a tutti i generali veniva ordinato di essere in uniforme con gli ordini, nastri e altri premi. La fanteria aveva uniformi doppio petto di panno verde scuro con colletto, polsini e falde di panno rosso. Furono introdotti i collari solidi. I colletti degli ufficiali erano decorati con cuciture o asole, segni per distinguere il grado militare. Furono introdotti spallacci e spalline, ovvero le insegne del grado militare, sulle spalle. Gli spallacci degli ufficiali all'inizio erano decorati con rimacato d'oro e nel 1807 furono sostituiti da controspalline sul modello dell'esercito francese. Le maniche terminavano con i polsini con patta a tre bottoni. I capelli a tre punte, leggeri e comodi, furono sostituiti da nuovi copricapi, alti e pesanti, sotto il nome generico di sciacquò. Sciacquò, un cappello cilindrico in pelle o stoffa che si espande leggermente nella parte superiore con una piccola visiera e sottogola speciale. Lo stemma sullo sciacquò aveva la forma di un'aquila. Su quelli dell'esercito era la grenada, i canottieri avevano canne di cannone incrociate. Fuori dal servizio, soldati e sottufficiali indossavano berretti da foraggio. Al posto dei sciarovari, i pantaloni larghi, vennero introdotti pantaloni stretti di stoffa d'inverno, di lino d'estate. Invece della stoffa, gli ufficiali potevano indossare pantaloni di pelle scamosciata di alce. Pantaloni andavano infilati negli stivali.
Nella campagna potevano indossare leggings grigi e stivali corti o alti. Era una breve descrizione delle uniformi militari dell'esercito russo. Molti dei nomi degli accessori delle uniformi militari hanno preso parole dai francesi e dai tedeschi, come se non avessimo parole russe. Possiamo aggiungere anche nomi come grenadieri, bombardieri, dragonieri, usari, moschettiori, jäger, unteroffiziere e altri che componevano l'esercito russo. Sono tutti i nomi stranieri. Era impossibile chiamarli con i propri nomi. Ad esempio, come ratniki, kapieshiki, luchniki, strelzi, sekire, sablerube, cerchesse e così via. Apparentemente, a quel tempo la lingua russa era così povera che le persone non riuscivano a trovare le parole giuste per il loro esercito. All'inizio del XIX secolo, l'esercito russo non aveva una divisione ufficiale in uniformi eleganti e uniformi da marcia. Era sorprendente notare come i loro pantaloni bianchi aderenti e leggings facevano pensare che andassero non a combattere ma a mettersi in mostra ad una parata. Sorge qui una domanda: contro chi hanno combattuto e che aspetto avevano? Presumo che fossero gli stessi cosacchi e milizie, sulle cui imprese è stato scritto poco, e anche allora, solo in termini generali, come si può vedere, le loro uniformi erano radicalmente diverse e non potevano essere confuse sul campo di battaglia. L'uniforme consisteva principalmente in un caftano grigio, pantaloni larghi infilati in stivali alti e un berretto con uno stemma di rame, che divenne il loro segno distintivo. Possedevano principalmente armi da taglio, picche, lance e asce. Inoltre, se guardi come gli abitanti della Tartaria e i loro guerrieri erano raffigurati su mappe, incisioni e disegni, noterai anche la loro grande somiglianza nello stile dell'abbigliamento con le milizie. Molto più che con l'uniforme dell'esercito di Napoleone e Alessandro I, che, come accennato in precedenza, avevano gli stessi elementi dell'abbigliamento e erano diversi solo per il colore. Invece qui è presente tutto diverso. Come capospalla indossavano una svitka, zipun, caftano, ormiak, in inverno giacca invernale o pelliccia. L'elemento principale della biancheria intima era una maglietta o una camicia. I pantaloni, porte o sciarovare erano infilati in stivali o scarpe. I capelli erano di tipi diversi per diverse occasioni e classi sociali. Sia l'abbigliamento quotidiano che le uniformi militari erano spaziose e comode, e se si guarda l'incisione del libro dell'edizione del 1884 si può notare che lo stile dell'abbigliamento dei moscoviti non differiva molto dall'abbigliamento di un tartaro in abiti militari. Su un'incisione tedesca del 1576, intitolata Ambasciata russa presso l'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano II a Ratisbona, anche qui tutte le persone hanno lo stesso tipo di stile di abbigliamento, caratteristico insito nella regione della Tartaria. E quando ci viene mostrata Pierre-Nolasco Bergeret, che si chiama Alexandre I, presenta Napoleone e cosacchi di Kalmyk e di Bashkir del suo esercito il 3 luglio 1807, questa immagine provoca una certa dissonanza con ciò che è scritto nel titolo e ciò che è mostrato nel disegno stesso. Ed è qui che vediamo come Alessandro I e Napoleone stanno dallo stesso lato ed entrambi sono vestiti con lo stile dell'Europa occidentale, tradizionalmente diverso solo per il colore, per i russi in verde e per i francesi in blu. Dall'altra parte ci sono i governanti che rappresentavano diverse regioni della Tartaria, come regni, principati, province e così via, che rappresentarono un mondo completamente diverso, un mondo così radicalmente differente per quanto possiamo vedere dai loro stili di abbigliamento. E diventa assolutamente chiaro che Alessandro I non aveva nulla a che fare con quei casacchi dal Kalmyk e Bashkir, come è scritto qui. Questo, a quanto pare, fu una sorta di incontro dei due mondi della Roma occidentale e del mondo orientale, dove prima della guerra si decise il destino dell'intero continente, ma il vero significato di questa immagine è stato completamente distorto e possiamo solo immaginare quegli eventi.
su Wikipedia, come si può vedere, scrivono che il manifesto di Alessandro I convocava una milizia esemstvo di 16 province centrali adiacenti al teatro delle operazioni militari, che erano divise in 3 distretti, il primo Mosca, il secondo San Pietroburgo e il terzo di riserva. Il numero totale era di oltre 400.000 persone. Valutata anche questa citazione, al resto delle province fu ordinato di rimanere inattivi fino a quando non fosse stato necessario utilizzarle per sacrifici e servizi alla patria. È così che si scopre come usavano le vittime e questo è il loro teatro di guerra. Un'ulteriore descrizione dell'organizzazione della milizia e dei suoi capi non è credibile, nonostante i cognomi apparentemente russi dei capi della milizia delle province. Per esempio, il comandante del primo cerchio della milizia era generale di fanteria Rastopchin Fyodor Vasilievich. In apparenza sembra essere un nome, cognome e patronimico russo. Ma se guardiamo nella sua biografia emergono fatti impensabili. Stranamente, questo Rastopchin, nel maggio 1815, dopo esserci ritirato, se ne andrò prima a Karlsbad, ora Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, e nel 1817 si trasferì a vivere a Parigi e scrivere memorie sulle guerre. E inoltre, come scrisse un altro autore di memorie, Philippe Vigel, condusse una vita sfrenata. Philippe Vigel, abbandonando completamente l'ambizione, si abbandonò a divertimenti, indecenti per la sua età e il suo alto rango. Anche il figlio maggiore condusse una vita sfrenata a Parigi, finendo persino in una prigione per debitori, per cui Rastopchin ha dovuto pagare i debiti per lui. Come ha potuto uno dei principali nemici dei francesi, dopo la guerra, andare con tutta la famiglia a vivere a Parigi e scrivere le memorie sulla guerra? Come ha bruciato Mosca in modo che i francesi non la prendessero? Potete immaginarlo? Quindi, tutta questa storia ufficiale è una completa assurdità che si contraddice a ogni passo e non ha senso fidarsi di essa. Anche se tutti gli storici concordano sul fatto che quegli stessi cosacchi, milizie, fossero le truppe da combattimento della parte avversaria, della Moscovia e della Tartaria, adesso è ormai impossibile scoprire chi li ha guidati, perché tutti i loro nomi sono stati cancellati dalle pagine della storia e sostituiti con i nomi dei vincitori. In questo esempio qui vediamo chiaramente come il vincitore scrive la storia. Prima di capire dove si sono svolti gli eventi, è utile scoprire dove si trovava il confine tra Russia e Moscovia nel 1812, da quale momento effettivamente iniziò l'invasione delle truppe nemiche. In tutti i tipi di libri di testo e altra letteratura di poco valore, gli storici omettono impercettibilmente questa domanda, iniziando una descrizione della guerra con l'attraversamento delle truppe napoleoniche attraverso il fiume Neman e molto spesso attraverso il fiume Berezina. Il confine con la Moscovia si scopre sotto Smolensk, vicino al villaggio di Krasnoe, dove nel 1812 ci furono feroci battaglie. Tra gli altri monumenti dimenticati di quei luoghi si conserva ancora un obelisco di granito rosso, su quale è scolpito. Nel 1812 le truppe dell'imperatore francese Napoleone varcarono qui il confine della vecchia Russia il 2 agosto, avanzando vittoriosamente su Mosca, ritirandosi il 6 novembre dopo una pesante sconfitta. L'obelisco fu eretto a 0 km dalla vecchia strada di Smolensk. Questo posto era il confine della Moscovia nel 1812 e durante l'insediamento nel 1912 ed è ancora il confine con la Bielorussia. Inoltre, dovete capire che la maggior parte dei documenti di quei tempi non sono sopravvissuti e l'intera storia di questa guerra del 1812 è costruita sulle memorie, cioè sui ricordi di alcuni partecipanti, che furono scritti 40-50 anni dopo la guerra, nel 1850, e poi usandoli vi furono disegnate delle immagini. Pertanto, prestate attenzione alle date di scrittura di documenti e disegni di immagini. Dai manuali di storia ufficiale, il 22 giugno Napoleone rivolse un appello alle sue truppe del grande esercito e dichiarò la guerra. Già il 24 giugno 1812, l'avanguardia delle truppe francesi entrò facilmente nella fortezza russa di Kovno, ora Kaunas, la battaglia sul fiume Neman.
Stranamente, Alexander I, nello stesso giorno, era a 80 km da quel luogo al ballo del conte Bennigsen, il cui nome completo era Levin August Gottlieb Theophil von Bennigsen, dalla città di Vilna, ora la capitale della Lituania, Vilnius. La stagionatura di 220.000 soldati del grande esercito di Napoleone nei pressi di Kovno durò 4 giorni e il 28 giugno si unirono alla prima parte delle truppe di Alessandro I, che erano già arrivate da San Pietroburgo. Un'altra parte dell'esercito di Alessandro I andò da San Pietroburgo a Tver, lasciando nella capitale solo il primo corpo del conte Wittgenstein, il cui nome completo è Ludwig Adolf Peter Susanne Wittgenstein Berliburg Ludwigsburg. Le truppe di Napoleone, invece di precipitarsi immediatamente il corridoio strategico più breve lungo il mare verso la capitale dell'impero, San Pietroburgo, che tra parentesi era difeso dall'unico corpo di fanteria di Wittgenstein, si trasferì insieme alle truppe di Alessandro I a Smolensk. Il 13 agosto le forze combinate di Napoleone e Alessandro marciarono da Vitebsk a Smolensk, che era una città difensiva chiave al confine con Moscovia. Il 17 agosto, come scrivono gli storici, ci fu una battaglia importante per Smolensk, che durò 2 giorni, dopodiché i difensori furono costretti a ritirarsi a Mosca. Le principali forze d'attacco nella prima fase della guerra a Smolensk, dalla parte di Alessandro I, furono il comandante in capo della prima armata occidentale, il generale di fanteria Michael Andreas Barclay de Tolly, e il comandante in capo della seconda armata, generale di fanteria Piotr Ivanovich Bagration. Quale sia il suo vero nome è ancora un mistero. Bagration una volta era uno studente di quello stesso Suvorov, che, come ci viene detto, combatté con Pugachev sotto Caterina II Grande. C'erano anche Terzo Esercito Occidentale e Quarto Esercito Danubiano, ma qui giocavano un ruolo minore. Il 18 agosto Alexander fu primo a nominare il generale di fanteria Mikhail Ilarionovich Kutuzov comandante in capo di tutti gli eserciti e le milizie, e il 29 agosto Kutuzov prese il comando dell'esercito da Barclay de Tolly nel villaggio di Tsarevo-Zaymishche in provincia di Smolensk, e il 7 settembre Kutuzov insieme a Napoleone tenne un'altra battaglia importante di Borodino, una delle più grandi battaglie del XIX secolo. È considerata la battaglia più sanguinosa della storia, dove, secondo varie stime, morirono circa 40.000 persone per parte. L'esercito francese ha perso circa il 25% della sua composizione, il russo circa il 30%. Non si sa quanto abbia perso l'esercito tartaro di Mosca. In questa occasione fu emessa anche una medaglia nel 1834 con il nome della battaglia di Borodino, autore Fyodor Petrovich Tolstoi, che raffigura 3 guerrieri che rappresentano l'esercito di Napoleone, l'esercito di Alessandro e l'esercito unito di Tartaria. Secondo la storia ufficiale, il 13 settembre si tenne un consiglio militare nel villaggio di Fili, vicino a Mosca, durante il quale Kutuzov decise di lasciare Mosca. E il 14 settembre Napoleone occupò Mosca senza combattere, ma allo stesso tempo la Francia coniò un premio per la conquista di Mosca il 14 settembre 1812. Sul retro della medaglia era disegnata la lettera N del nome di Napoleone con un'aquila francese su un palo. Inoltre, i francesi non avevano allora l'intento malizioso di distorcere la storia e mostravano semplicemente ciò che vedevano, e videro antenne reticolari su edifici a cupola, che ora chiamiamo chiese. Il 20 settembre 1812 Napoleone scrisse una lettera ad Alessandro I che Mosca era stata bruciata. La citazione dal sito web della biblioteca presidenziale: «Caro sovrano, fratello mio, non esiste più la bella città orgogliosa di Mosca. Rastopchin le ha dato fuoco. Ho iniziato la guerra contro vostra maestà senza malizia. Una sua lettera, prima o dopo l'ultima battaglia, avrebbe fermato la mia processione. Avrei voluto davvero di donarle il vantaggio di essere il primo ad entrare a Mosca. Se vostra maestà prova ancora alcuni di quei sentimenti passati, accetterà favorevolmente questa lettera.
Tuttavia, può solo essere grato a me che sono a conoscenza di ciò che sta accadendo a Mosca. Dunque, caro sovrano misericordioso, fratello mio, prego Dio che mantenga vostra maestà e lo protegga sotto la sua santa e degna protezione. A quanto pare, l'avevano già avuto un disaccordo. Napoleone in questa lettera sta cercando di rimediare e si rammarica di essere stato il primo a raggiungere Mosca e se Alessandro I lo avesse chiesto, lo avrebbe lasciato andare avanti. Il fatto che Mosca sia rimasta senza combattere e non ci fosse, come scrivono gli storici, nemmeno un'anima, non è assolutamente vero, perché questa versione è confutata da molti fatti di quei tempi. Ci sono disegni e incisioni che mostrano truppe francesi in uniforme blu e truppe russe in uniforme verde che entrano nella parte della città di Mosca. Tutto questo viene osservato dagli abitanti della città. Notate che anche queste incisioni mostrano antenne reticolari su edifici con cupole invece di croci. Su un'altra incisione francese chiamata «L'ingresso dell'esercito francese sotto il comando di Sua Maestà, l'imperatore Napoleone, nella città di Mosca», vediamo che all'ingresso dell'esercito francese Mosca era già in fiamme. C'è anche un'antenna su un'aguglia cadente, la stessa della medaglia precedente. Vediamo i soldati francesi nella loro uniforme militare, i cittadini in piedi sotto gli edifici e alle finestre e una fila di boiari a cavallo che incontrano i francesi. Questi boiari sono vestiti con abiti radicalmente diversi da quelli di francesi e russi, pertanto possono essere tranquillamente classificati, ad esempio, tra l'alta borghesia della stessa città di Mosca o addirittura di tutta la Moscovia. Apparentemente, questi erano quelli che si arresero sotto l'assalto dell'occupante. Diventa così chiaro il motivo del dipinto di Vasily Vereshchagin intitolato «Napoleone davanti a Mosca aspettando la deputazione dei boiari del 2 settembre 1812». Gli storici ufficiali non hanno una chiara spiegazione quali boiari aspettava Napoleone sulla collina Poklonne, perché si ritiene che i boiari in Russia non ci fossero più da un secolo intero. Come scrivono su Wikipedia, i singoli incendi a Mosca iniziarono il 14 settembre 1812, il giorno dell'occupazione. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre l'incendio è aumentato notevolmente ed è durato fino al 18 settembre. Di conseguenza, tre quarti della città furono distrutti. Nella summenzionata lettera ad Alessandro I, Napoleone indicava chiaramente la colpa del sindaco di Mosca Fyodor Vasilievich Rastopchin, che ordinò che la città fosse incendiata, e ha contribuito a questo in ogni modo possibile, come ricorderete, era colui che fu comandante del primo circolo delle milizie Zemstvo, memorialista e amante dei divertimenti indecenti di Parigi. Ci sono molte leggende e fiabe sul famoso incendio di Mosca nel 1812 e tutte sono state create per allontanare il ricercatore dalla verità. Gli storici accademici stanno ancora discutendo su chi sia stato il principale colpevole degli incendi, l'esercito di Napoleone o le iniziative del sindaco di Mosca. Quindi, la serie di incendi di Mosca, durata quasi una settimana, è un fenomeno complesso e le sue cause sono del tutto sconosciute. Solo una cosa è logicamente chiara, che non aveva senso per Napoleone dare fuoco a una città piena di rifornimenti, in cui era appena entrato il suo esercito. Ma Alexander aveva un motivo per dare fuoco alla città, perché non aveva ottenuto Mosca per primo. Numerose sono le memorie e i documenti d'archivio che indicano che i soldati francesi, durante il periodo dell'incendio, parteciparono allo spegnimento insieme alla gente del posto, formando i vigili del fuoco. L'incendio colpì una parte significativa delle unità dell'esercito francese, che perse fino a 30.000 soldati morti e bruciati. Lo stesso Napoleone sopravvisse a malapena all'incendio. Il generale di brigata, conte Philippe de Ségur, nelle sue memorie scrive: «Eravamo circondati da un intero oceano di fiamme che copriva tutte le porte della fortezza e ci impediva di uscirne. Poi, dopo una lunga ricerca, i nostri hanno trovato un passaggio sotterraneo vicino a un mucchio di pietre che portava al fiume Mosca. Attraverso questo stretto passaggio, Napoleone, con i suoi ufficiali e le sue guardie, riuscì a uscire dal Cremlino.
Il giorno successivo, la mattina del 17 settembre, Napoleone rivolse per la prima volta lo sguardo a Mosca, sperando che l'incendio si fosse placato, ma l'incendio infuriava ancora. L'intera città sembrava un'enorme colonna di fuoco che si alzava verso il cielo, con colorazione con un bagliore luminoso. Immerso nella contemplazione di questo terribile spettacolo, ruppe il suo cupo e prolungato silenzio. Questo ci predice grandi calamità. Per la conquista di Mosca ha sacrificato tutte le sue forze militari. Mosca, che era l'obiettivo finale dei suoi piani, delle sue speranze, fu Mosca ad essere distrutta. Cosa restava da fare? E qui anche il suo genio determinato esitò. Tra gli storici alternativi c'è persino una versione di un'esplosione con energia diretta su Mosca, che ha incendiato l'edificio, e questa versione ha fatti prove sufficienti per prenderla sul serio, il che indica un certo aggiustamento dello scenario generale del gioco sul pianeta da parte di alcuni sovrani della Terra. La propaganda ci mente dicendo che Mosca era fatta di legno, ed è un fatto provato che nel raggio di 1,5 km dalla Piazza Rossa l'intero centro della città era di pietra. Dopo un incendio in un edificio in pietra, i muri rimangono intatti e solo l'interno brucia, mentre secondo la descrizione dell'epoca, dopo l'incendio del 1812, nel centro della capitale non era rimasto praticamente nulla. I danni causati dal disastro furono inimmaginabilmente pesanti. Mosca è stata distrutta al 75%. Gli interi edifici centrali in pietra della città e una parte significativa del Cremlino si sono trasformati in rovine, cosa che non avrebbe potuto accadere durante un normale incendio. I francesi persero fino a 30.000 persone a Mosca, il che equivale alle perdite nella battaglia di Borodino. Bisogna ancora tener conto dei civili rimasti in città. Anche dopo l'incendio in città sono rimaste circa 20.000 persone. E quante di loro sono morte? Probabilmente non meno dei francesi. Allo stesso tempo bisogna capire che l'esercito francese non disponeva di mezzi sufficienti per distruggere enormi edifici in pietra su tale scala. Stiamo parlando di chilotoni di tritolo. Dalle stesse memorie del conte Philippe de Ségur abbiamo una tale descrizione. Due ufficiali erano di stanza in uno degli uffici del Cremlino, da dove avevano una vista sulle parti settentrionale e orientale della città. Verso mezzanotte furono svegliati da una luce straordinaria e videro che i palazzi erano in fiamme. Dapprima ha illuminato i contorni aggraziati i nobili dell'architettura e poi tutto crollò. Tutte le informazioni portate dagli ufficiali coincidevano tra loro. La primissima notte, dal 14 al 15, una palla di fuoco è scesa sul palazzo del principe Trubetskoy e ha dato fuoco all'edificio. In generale, questo argomento è piuttosto ampio e ci sono più di una dozzina di fatti che indicano la stranezza di questo incendio. Come ci scrive Wikipedia, nessun documento è stato conservato con i piani esatti di Napoleone per continuare l'agenda. Tutti i piani erano limitati a vaghe frasi secondo cui l'esercito avrebbe trascorso inverno da qualche parte tra Minsk e Vitebsk, Mogilev e Smolensk, e anche Mosca non rappresentava più una posizione militare. Come ci scrivono gli storici, nelle loro memorie artistiche, a causa della fame e del freddo, Napoleone, che non era abituato con il suo restante 100.000° esercito, decise di lasciare Mosca e trascorrere l'inverno in terre calde. Ma sulla via del ritorno in Francia, per così dire, c'erano molti partigiani. Per questo motivo, il grande esercito di Napoleone subì enormi perdite. E il 14 dicembre solo 1.600 persone, tra cui era Napoleone, raggiungessero la città di Kovno, da dove tutto ebbe inizio. Queste cifre ci vengono mostrate da Wikipedia. Nel 1869 Joseph Minard, basandosi sulle memorie dei veterani di guerra, elaborò un grafico visivo delle perdite dell'esercito francese quando si trasferì a Mosca e ritorno.
Come vediamo, a Kovno è arrivato un esercito con un numero totale di 422.000 persone e 10.000 se ne sono tornate. Si scopre che tutto è molto bello e comprensibile solo a prima vista, ma quando inizi a capire, le cifre dei memorialisti, narratori, variano notevolmente. E le loro testimonianze erano utilizzate solo perché quasi tutti i documenti dell'esercito di Napoleone sono scomparsi sulla via del ritorno durante l'attraversamento del fiume Beresina. E se guardate attentamente il grafico, 22.000 persone si sono perse mentre attraversavano lo stesso fiume. E queste non sono perdite in combattimento, che sono pari alla metà delle perdite durante la sanguinosa battaglia di Borodino. Ecco un'altra citazione da Wikipedia. Secondo i calcoli dello storico militare Clausewitz, l'esercito dell'invasione nella Russia, insieme ai rinforzi durante la guerra, era composto da 610.000 soldati, di cui 50.000 soldati dell'Austria e della Prussia. Secondo un altro funzionario prussiano, Auerswaldo, entro il 21 dicembre 1812, dal grande esercito, 255 generali, 5.111 ufficiali, 26.950 ufficiali dei gradi inferiori hanno attraversato la Prussia orientale, quindi Napoleone avrebbe perso circa 580.000 soldati in Russia. Simbolicamente, il 25 dicembre 1812, a Natale, la guerra fu finita. Napoleone, praticamente senza truppe, sembrava essere andato via, ma ricercatori alternativi stanno prendendo in considerazione l'ipotesi che non vi è stata alcuna fuga dell'esercito di Napoleone, ma le battaglie fossero solo in una direzione verso Mosca e poi a est. Ma dove andò un così grande esercito di Napoleone se non tornò in Europa? Qui ricordiamo quegli stessi insediamenti militari, quando le truppe di occupazione rimangono a vivere nel territorio occupato. Ristabiliscono l'ordine e sopprimono a lungo le rivolte dopo la guerra stessa. Nel 1825 le unità di fanteria furono dislocate principalmente nelle terre di Maniali, nelle province di San Pietroburgo, Novgorod, Mogilev e Vitebsk. Unità di cavalleria si trovavano nelle province ucraine di Kherson, Slobodan e in altre province. I distretti in cui furono stabiliti insediamenti militari sostennero spese significative. Per il mantenimento di questi insediamenti, gli abitanti erano obbligati a pagare le tasse all'erario e i proprietari terrieri erano obbligati a dare i loro contadini come reclute, compresi i bambini sotto 10 anni, o in cambio di pagare 1.000 rubli per ogni contadino. Inoltre erano stati raccolti incassi in contanti in altre province e solo nel 1857 furono aboliti gli insediamenti militari. C'è anche una medaglia sul cui lato anteriore c'è scritto Napoleone, imperatore e re, e sul lato opposto è raffigurato un dio allegorico del fiume Volga, in fuga da un bastone armato con uno stemma delle truppe francesi e un'aquila. A destra un mostro dalle sembianze di coccodrillo guarda dall'acqua. Sotto l'iscrizione si legge Aquila francese sul Volga 1812, il che è assolutamente contrario della storia ufficiale, secondo la quale i francesi non andarono oltre Mosca. Ulteriori ostilità sono nascoste dagli invasori sotto le cosiddette rivolte contadine. Come si dice, quando non puoi nascondere qualcosa, cambia il suo significato. Alcuni appunti, lettere, racconti e quant'altro che avrebbero minacciato la versione ufficiale della storia avrebbero potuto rimanere nella memoria del popolo. Ecco perché distorcono il significato degli eventi accaduti. Dicono che è stato così e non quello che pensavi. Leggerò alcune citazioni di storici e memorialisti ufficiali mentre descrivevano questi eventi. Nel 1812, ovunque in Russia divamparono i disordini dei contadini. Le rivolte contadine scoppiarono all'istante sia nelle province centrali che in quelle remote. La fonte, autore Babkin. La lotta di classe durante la guerra patriottica del 1812. Come hanno già calcolato gli storici sovietici, nel 1812 in Russia ci furono 67 rivolte della servitù in 32 province.
Inoltre, in 20 casi, la ribellione dei contadini fu repressa dalle truppe regolari dell'esercito russo, ma alcuni storici sono sicuri che questa cifra sia fortemente sottovalutata e ha bisogno di chiarimenti. Ad esempio, per sopprimere le cosiddette rivolte, Alessandro I ordinò in anticipo di collocare in ciascuna provincia distaccamenti punitivi di un mezzo battaglione di 300 persone. Inoltre, nessuno nega che Kutuzov, con i suoi decreti, abbia ripetutamente inviato le sue truppe per reprimere la disobbedienza dei contadini. Per esempio, il 7 ottobre, su richiesta della principessa Khovanskaya, Kutuzov inviò un distaccamento di truppe per controllare i servi nella sua tenuta vicino a Mosca. Il 19 ottobre ha ordinato al capo del distretto Borovsky, della provincia di Kaluga, di punire i ribelli nella misura massima consentita dalla legge. Per questo compito, il comandante in capo assegnò loro un distaccamento militare e il 9 novembre ha fatto lo stesso su richiesta di un altro proprietario terriero nel villaggio di Romanovo, provincia di Smolensk. E questi sono solo quegli ordini documentati, la cui esecuzione è stata ordinata personalmente da Kutuzov. Nell'autunno del 1812 arrivò al punto che agli ufficiali russi era ufficialmente vietato parlare francese durante le incursioni e le battaglie di cavalleria, perché i contadini seduti in appostamenti, se sentivano un discorso straniero, prima sparavano e solo dopo facevano le domande. Quelli che cercavano di spiegare qualcosa in un russo stentato venivano scambiati per polacchi, che erano molti nel grande esercito di Napoleone. Uno dei comandanti del movimento pseudo-partigiano, Davidov Denis Vasilievich, ha scritto nel suo diario: «Là ho imparato, per esperienza, che in una guerra popolare bisogna non solo cercare di parlare la lingua della folla, ma adattarsi ad essa sia nei costumi che nei vestiti. Ho indossato un caftano da uomo, ho cominciato a farmi crescere la barba, invece dell'ordine di Sant'Anna ho appeso l'immagine di San Nicola e ho parlato con loro in lingua del popolo». Qui cito direttamente dai libri di testo e articoli scientifici. La più grande rivolta, secondo le stime ufficiali, di oltre 20.000 partecipanti, si è svolta in 12 villaggi della provincia di Perm. Nella provincia di Pskov, i contadini che si ribellarono catturarono il villaggio di Kamenka e poi formarono un distaccamento di 1.000 persone. Lo stesso generale Ludwig Adolf Peter Susanne Wittgenstein, o come lo chiamavano Piotr Kristianovich, inviò un intero reggiamento per sopprimerlo. La rivolta dei contadini di Dorogobush fu persino definita una rivoluzione nei documenti ufficiali. Per pacificarli fu inviato un distaccamento militare al comando del tenente colonnello Dibich, per ordine del quale furono fucilati i capi contadini di questa rivolta. Nel distretto di Volokolamsk l'amministrazione locale era impotente contro i contadini ribelli. Per sopprimere la rivolta, il generale Ferdinand Freiherr von Wintzingerode assegnò fino a 2 reggimenti di truppe regolari. La famosa rivolta armata dei guerrieri della milizia di Penza, avvenuta nel dicembre 1812 in 3 città della provincia, Insar, Saransk e Cimbar, divenne famosa per la più crudele repressione. Solo nella stessa città di Insar, 7.000 guerrieri si ribellarono e l'intera popolazione urbana li sostenne. Kutuzov ha inviato truppe contro i ribelli. Dopo sanguinosi scontri, la ribellione fu schiacciata. Qui cito: ai guerrieri prigionieri furono strappate le narici, furono frustate a morte con bastoni, e così che erano trattati. Ci sono anche fatti impensabili a prima vista, come il fatto che la popolazione sotto l'occupazione abbia scelto la parte francese piuttosto che quella russa come il male minore. I contadini dei distretti di Roslavl, Sukevski e Vizemski cessarono di obbedire alle autorità, dichiarando di essere da quel momento i sudditi dei francesi. Nel distretto di Yuknov, cito, i contadini di alcuni villaggi, dal libero pensiero, iniziano a uccidere i loro padroni e portano i francesi in quei luoghi dove i padroni si nascondono dalla paura. I contadini dei distretti di Volokolamsk, Serpuhov, Kolomna, Pokrovsky della provincia di Mosca dichiararono che Bonaparte era a Mosca e quindi era il loro sovrano. Tali esempi sono numerosi. Come possiamo vedere, in tutti questi casi la popolazione ha combattuto chiaramente non con gli occupanti francesi. Perché succedeva questo?
Forse perché la gente ha visto le crudeli atrocità dei russi che sono venuti e, come già ho detto prima, hanno semplicemente scelto il minore dei mali. Non credo in quei racconti sui servi contadini che si sono ribellati contro i loro proprietari terrieri. E penso che la gente hanno costretta alla schiavitù feudale subito dopo questa guerra del 1812. Sta anche già diventando chiaro da dove provenissero i distretti di gendarmeria nell'impero russo. E quello che ci scrivono i funzionari, che era così di moda questa polizia della politica occidentale, non è per niente vero. Ormai sappiamo che le truppe rimanenti negli insediamenti nel territorio occupati dovettero essere trasformati in organi di controllo della polizia, cosa che fecero. Vediamo cosa ci scrivono ancora. 13 febbraio nel 1817 furono create divisioni di gendarmeria a San Pietroburgo e Mosca, squadre di gendarmi nella città di provincia. Qualche tempo dopo furono create nuove squadre di gendarmeria. Nel 1826 fu istituito il posto di capo dei gendarmi, al quale fu nominato Beckendorf, il cui nome completo era Konstantin Alexander Karl Wilhelm Christ von Beckendorf. Lì erano subordinati tutti i gendarmi, sia le guardie che gli addetti agli eserciti e ai corpi separati. Nel 1827 fu emanato un regolamento sul corpo dei gendarmi, secondo il quale l'intero impero russo fu suddiviso prima in 5 e poi in 8 distretti di gendarmeria, a loro volta suddivisi in dipartimenti. Inoltre c'erano uno squadrone di gendarmeria da campo delle guardie e squadroni di gendarmeria da campo dell'esercito, che non erano appartenenti al corpo della gendarmeria. Hanno svolto il servizio di polizia militare nell'esercito, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Nel 1833 fu istituito il settimo distretto del corpo dei gendarmi, con un centro a Tobolsk, e fu chiamato distretto della gendarmeria siberiana. Unì le divisioni di polizia politica nelle province della Siberia, dell'estremo oriente e di parte delle Urali. Infatti, tutte queste strutture di polizia militare della gendarmeria hanno funzionato fino al rovesciamento della monarchia nel 1917. È interessante notare che il 18 dicembre 1812 Kutuzov ricevette il titolo di principe di Smolensk, sebbene secondo la storia ufficiale il suo merito principale fosse per la battaglia di Borodino. E questo non è logico, perché Kutuzov era poco conosciuto prima della battaglia di Borodino. Apparentemente, nella storia reale, si è mostrato bene durante l'assalto alla città di Smolensk. Ha avuto anche 3 premi stranieri, l'Ordine Militare di Maria Teresa, l'Ordine Militare Austriaco, l'Ordine dell'Aquila Nera, l'Ordine più alto del Regno di Prussia, e l'Ordine dell'Aquila Rossa, l'Ordine Cavalieresco del Regno di Prussia, servito come ricompensa per il coraggio in battaglia, concesso per il comando delle truppe e per il servizio lungo e fedele al Regno. Allo stesso tempo, Alessandro I ha ricevuto molto più premi. Tra loro ci sono l'Ordine Imperiale di Sant'Anna, l'ordine istituito nel 1735 come premio dinastico del Ducato di Holstein-Gottorp, l'Ordine dell'Aquila Bianca, il più alto riconoscimento statale della Polonia, uno dei più antichi ordini polacchi, fondato nel 1705, Legion d'Onore, l'Ordine Nazionale Francese, istituito da Napoleone Bonaparte il 19 maggio 1802, seguendo l'esempio degli ordini cavallereschi. Il 31 dicembre 1578 fu istituito dal re Enrico III l'Ordine dello Spirito Santo, il più alto ordine del regno francese durante il periodo dell'Antico Ordine. L'Ordine Militare di San Luigi, ordine reale cavalleresco militare francese, andava assegnato per un servizio alla corona di almeno 28 anni. Il nobilissimo ordine della giarrettiera, il più alto ordine cavalleresco in Gran Bretagna e uno degli ordini più antichi del mondo. L'ordine militare di Maria Teresa, l'ordine militare austriaco. L'ordine dell'Aquila Nera, l'ordine più alto del Regno di Prussia. L'ordine dell'Aquila Rossa, l'ordine cavalleresco del Regno di Prussia. Croce di Ferro, premio militare russo-tedesco. L'Ordine della Corona delle Württemberg, ordine dinastico dei duchi e poi del re di Württemberg. L'Ordine di Sant'Auberto, uno degli ordini più antichi d'Europa, ora assegnato dal Regno di Baviera. L'Ordine dinastico del Falco Bianco, un ordine cavalleresco fondato nell'ambito del Ducato di Sassonia-Weimar.
L'ordine dinastico della fedeltà, l'ordine più antico e più anziano del Granducato di Baden, l'ordine di Guglielmo di Prussia, e il più antico e il premio più onorifico del Regno dei Paesi Bassi, l'ordine dei Serafini. L'ordine più alto della Svezia è stato assegnato dal monarca, principe ereditario e statista di rango più alto per i servizi al re e allo Stato. L'ordine della Spada è l'onorificenza statale del Regno di Svezia. E stranamente, l'Ordine dell'Elefante, il più alto riconoscimento nazionale della Danimarca. Perché aveva così tanti ordini e riconoscimenti da Francia, Prussia, Austria e altri ducati tedeschi? Potete immaginare che i francesi furono così contenti della visita di Alessandro I a Parigi dopo la guerra che in onore di questo evento emisero persino una medaglia speciale con la scritta in ricordo del soggiorno dell'imperatore Alessandro I a Parigi nel 1814. A proposito, guardate che nel dipinto di un artista sconosciuto, chiamato L'ingresso delle truppe russe a Parigi il 31 marzo 1814, Alexander I, Barclay de Tolly e Friedrich Wilhelm III sono raffigurati mentre camminano dietro a un distaccamento di cavalleria, il che è assolutamente sbagliato, poiché l'imperatore vittorioso deve andare per primo in testa alla colonna. Chi fosse a capo di questa colonna trionfale è ancora sconosciuto. Alessandro I girava per Parigi senza guardie ed entrava nei caffè, ballava al ballo di Joséphine de Beauharnais, dava da mangiare all'amato cigno di Napoleone a Fontainebleau, ordinava al suo pittore di corte, François Girard, di farsi ritrarre su un ritratto non conservato all'Ermitage. Comprava, pagando, non prendendo, soprammobili dall'ufficio dell'imperatore francese e esplicitamente si godeva la vita. Non solo ad Alexander I piaceva essere in Francia. Come scrivono altri russi, respirando l'aria della libertà, disertarono a frotte, furono assunti come operai agli agricoltori, molti hanno sposato le loro figlie. Su richiesta del governo russo, le autorità francesi rispondevano che non potevano restituire queste persone a causa dei residenti locali che li nascondevano. Quello che è successo in Francia nel 1814 è un enorme mistero per i ricercatori moderni. Come lo chiamano, il fenomeno della diserzione del personale militare dalla Francia. È ancora adesso appartenente alle trame meno studiate della storiografia. Elena Nazarian, riferendosi al memorialista Baranovic, nel suo articolo menziona 40.000 fuggiti nel 1814, dopo l'ingresso dell'esercito russo sul territorio della Francia. La stessa cifra nominano anche le fonti francesi. Ma penso che sotto questa copertura, come la conquista di Parigi e l'occupazione della Francia da parte delle truppe russe, nascosero il ritorno dei resti dell'esercito francese, che non volevano rimanere nei territori precedentemente occupati di Moscovia e Tartaria. Così Alessandro I, essendo a Parigi in quel momento, pubblica il Manifesto Reale del 30 agosto 1814, nel quale al comma numero 15 si annuncia che tutti i tipi e i gradi di militari che hanno lasciato la loro patria, le loro dimore e i comandi senza autorizzazione ricevono il perdono. Mentre il ministro degli affari esteri dell'impero russo, Karl Robert von Nesselrode, giustifica queste azioni nel suo dispaccio del 15 marzo 1822. Sua maestà imperiale, avendo accettato l'argomento del suo rispetto, non crede che il ritorno dell'intera quantità umana porti qualche beneficio in qualunque stato sarebbero entrati. In Russia si deve presumere che tutti loro sarebbero stati più un peso per la loro patria di quanto avrebbero portato un vantaggio, e quindi non vi è alcun vantaggio per il governo russo di avere tutti i sudditi che inoltre sembra che abbiano lasciato spontaneamente la sua patria. Sua maestà imperiale, ovviamente, non intende vietare loro di tornare in Russia se ci sarà un'occasione, ma crede che il governo non è obbligato a dare loro i mezzi per farlo. Nel 1817, quando l'esercito russo presumibilmente lasciò la Francia, Alessandro ordinò di pagare dal tesoro tutti i debiti privati contratti dagli ufficiali durante l'occupazione. Come ricorderete, oltre allo stesso sindaco di Mosca, Rastopchin,
chi presumibilmente ha bruciato Mosca e dopo la guerra ha lasciato il servizio ed è andato a vivere a Parigi. Ho trovato un altro supereroe della cosiddetta guerra patriottica del 1812, ovvero il comandante in capo dell'esercito Danubio, Pavel Vasilievich Čičagov. Come ci raccontano, il famoso anglofilo nel 1812 ha sostituito Kutuzov come comandante dell'esercito del Danubio e ha guidato la persecuzione di Napoleone sul territorio dell'attuale Bielorussia. Il 25 febbraio 1814 ha ricevuto il congedo a tempo indeterminato all'estero con mantenimento dopo di cui non è mai tornato in Russia. Ha trascorso il resto della sua vita in Italia e in Francia, dove ha vissuto principalmente a Parigi o nelle vicinanze della capitale francese, dove il figlio è diventato molto amico con il conte Rastopchin. Come potete vedere, tutti furono attratti dalla patria. Ma 12 anni dopo questo evento, la strategia di repressione degli occupati è cambiata, anche nell'aspetto storico, e per noi, per il consumatore interno, già Nicolai I ha emesso una medaglia, presumibilmente, per la conquista di Parigi, come ci assicurano. L'emissione della medaglia iniziarono nel marzo 1826 e si protrassero fino a maggio 1832. E nel 1834 fu emessa una medaglia commemorativa per la liberazione di Mosca, ma dubito che sia stato rilasciato esattamente nel 1834. Molto probabilmente tutte queste medaglie, premi, note, rapporti, ordini reali, decreti, memorie, libri illustrati e così via, tutto ciò è stato fatto retroattivo 50-60 anni dopo la guerra o anche ancora dopo. Perché lo penso? Perché non sappiamo nemmeno perché abbiamo gli edifici con i primi piani riempiti con la cosiddetta argilla e recentemente c'erano anche un numero enorme di città vuote in tutto il mondo, ma non ci sono descrizioni dagli storici, nessuna menzione di questi eventi. Sebbene questo disastro sia avvenuto già da qualche parte nella seconda metà del XIX secolo. Quindi come si può parlare di affidarsi ai documenti ufficiali e degli artefatti? E molto probabilmente tutti questi artefatti sono stati realizzati e erano destinati non per la gente dell'Ottocento, perché se lo ricordavano ancora, ma per le successive generazioni del XX e anche del XXI secolo. Perché lo vediamo anche dopo 100 anni dopo la guerra, che quella memoria di quegli eventi era ancora conservata tra la gente. Perché ancora alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento venivano prodotti vari beni per le persone con immagine di Napoleone? Associazione M con Kuznetsov in Russia nelle 7 fabbriche producevano prodotti in porcellana e maiolica con l'immagine di Napoleone. Esiste anche una coppa del genere prodotta in Russia in onore della guerra 1812 dove sono raffigurati Alessandro e Napoleone insieme. Nel 1912 è stata inoltre emessa una medaglia commemorativa rettangolare in bronzo per l'anniversario di 100 anni dalla guerra patriottica 1812 per il mercato di massa. Su un lato sono raffigurati insieme l'imperatore Alessandro I e Napoleone Bonaparte e sul retto c'è una scritta. Nell'unità c'è la forza, la provvidenza di Dio, la fermezza del monarca, l'amore per la patria del popolo. Tutto il popolo di quel tempo capiva perfettamente cosa significava e questo lo dimostra ancora una volta che erano dalla stessa parte e nella loro unità c'era la forza contro un nemico comune. Vediamo anche un manufatto molto contraddittorio alla storia ufficiale, il monumento alla guerra patriottica del 1812, collocato a Smolensk con una mappa molto significativa di quell'impero russo che arriva solo ai monti Urali a nord e al fiume Ural a sud, che era noto come Yaik. Tra l'altro, ribattizzato nel 1775, subito dopo la cosiddetta rivolta di Emilian Pugachev. E poi, verso est, c'era proprio quella Grande Tartaria, cioè la Grande Tartaria con le province fino all'Oceano Pacifico. Sorge legittima una domanda sul perché quella stessa enorme Tartaria non abbia aiutato la sua provincia occidentale, la Tartaria di Mosca. Le sue risorse umane e di altro tipo, in tutti i sensi, erano incomparabilmente più grandi della piccola Europa.
Qui ricordate come il 1816 è descritto secondo la storia ufficiale e chiamato correttamente l'anno senza estate. Alcuni scrittori narrano che ci furono 3 anni senza un'estate, contando i 2 anni adiacenti. Altri scrivono che ci fu una piccola era ghiacciale dal 1816 al 1818 e così via. Questo evento è provato in molti documenti e registri anche nella letteratura dell'Europa occidentale e del Nord America, ma non c'è una sola menzione di questo evento in Russia e nei paesi asiatici come Cina, Giappone, India e altri. C'è uno studio effettuato da un gruppo di scienziati che dimostra che c'è stato un intero decennio freddo dal 1810 al 1819, che è il più freddo degli ultimi 500 o più anni. Alcuni, ovviamente, lo associano a un'eruzione vulcanica stratosferica, perché non possono nemmeno pensare che poteva esserci stato un bombardamento di energia diretta in tutta l'Asia, che comprendeva la Grande Tartaria con la Cina, la vecchia Cina, l'impero mongolo sul territorio della moderna India. E così questi scienziati hanno studiato la composizione isotopica nel ghiaccio della Groenlandia e dell'Antartide. Come scrivono, cito, che tutte le composizioni isotopiche di ghiaccio sono datate con elevata precisione utilizzando il metodo del conteggio dei cicli annuale. Come vediamo nel grafico, questi scienziati suggeriscono che ci fu anche qualche eruzione vulcanica stratosferica sconosciuta nel 1809, non descritta in nessuna fonte, dopo la quale la deposizione delle precipitazioni nel ghiaccio avvenne con un ritardo nel 1810-1811. Ed entrambi provocarono un raffreddamento incrociato dell'intera pianeta. Ma l'illogicità sta nel fatto che nel 1816 il problema climatico si verificava proprio nell'emisfero settentrionale a livello di Europa e Stati Uniti. Ma il fatto che il vulcano Tambora si trova nell'emisfero australe, quasi 1000 km sotto l'equatore, e secondo la teoria l'emisfero australe avrebbe dovuto essere gelido perché ci sono correnti d'aria stabili lungo il parallelo della Terra e la polvere lanciata nella stratosfera ad un'altezza di 43 km dovrebbe essere distribuita lungo l'equatore senza attraversarlo con lo spostamento della fascia polverosa verso emisfero australe. Allora perché solo l'Europa e gli Stati Uniti hanno sentito il freddo, mentre i paesi attraversati dall'equatore e i paesi dell'emisfero australe non se ne sono accorti? Ciò significa, logicamente, che il treno di polvere avrebbe dovuto trovarsi all'altezza dell'Europa e degli Stati Uniti, e questo copre proprio il territorio della Russia moderna, della Mongolia e del Kazakistan. Inoltre, un'analisi dell'autore del film di molte mappe dell'Asia ha mostrato un cambiamento netto e radicale non solo nei confini politici degli stati, ma anche nei contorni geografici del Mar Caspio. L'apparizione del lago salato d'Aral, i cambiamenti nel corso dei fiumi e la scomparsa di molte città situate su di essi. Anche molti ricercatori della storia reale collegano le epidemie di peste e colera di quel periodo con la malattia acuta da radiazione, poiché i segni esterni sono molto simili. Nel 1809-1815 la peste si verifica contemporaneamente in diversi luoghi della regione del Mar Nero e ben oltre i suoi confini, coprendo vasti territori. La cosa più importante è che non ci sono prove dirette dell'importazione della malattia via mare o con qualsiasi altro mezzo, come cercano di assicurarci gli storici ufficiali. Lo dimostrano i numerosi fatti di quel periodo. Secondo i dati ufficiali, dal 1817 al 1824 imperversò in tutta l'Asia la cosiddetta prima pandemia di colera, o come veniva anche chiamato, colera asiatico. Ci assicurano che iniziò vicino alla città indiana di Calcutta e si diffuse in tutto il sud-est asiatico e ulteriormente nel Medio Oriente, nell'Africa orientale e nella costa mediterranea dell'Europa. Milioni di persone sono morte a causa di questa pandemia, inclusi molti soldati britannici. Come ci raccontano, nel 1823 il colera raggiunse anche Astrakhan, Zanzibar e Africa.
Si ritiene che nel 1824 si è finita la prima pandemia di colera, ma da dove è venuta una pandemia così vasta e dove è finita? I cosiddetti scienziati non lo possono spiegare. Sono ridicoli le loro spiegazioni secondo cui il presunto inverno freddo ha ucciso i batteri nei paesi attraversati dall'equatore. Questo dimostra ancora una volta che ci sono i tentativi di distorcere il vero significato degli eventi passati. La risposta alla domanda sul perché la Grande Tartaria, raffigurata su tutte le vecchie mappe, non potesse aiutare la Moscovia è perché là non c'era più nessuno. È stata semplicemente distrutta da Aalto per la correzione dello scenario di gioco sulla Terra. L'ulteriore conquisto della Siberia e dell'Estremo Oriente fu solo di natura cartografica e le azioni reali iniziarono solo nel 1861 con la cosiddetta riforma emancipativa dell'abolizione della servitù della gleba, che divenne una copertura legale per l'invio di un gran numero di popolazione in territori vuoti. Il fatto che l'intero impero russo fosse sotto il completo controllo dei francesi fino alla fine del secolo conferma indirettamente il fatto che nel 1867, sotto il regno di Alessandro II, fu venduta l'Alaska, i contratti per la vendita del quale sono stati redatti solo in francese e inglese. Sul sito della Biblioteca Digitale Mondiale, dove è presente una copia digitale del contratto originale, si legge quanto segue. Ecco il contratto originale dell'acquisto dell'Alaska da parte degli Stati Uniti, scritto in testi paralleli in inglese e francese, firmato dal segretario di Stato William Henry Seward e dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti Edward de Stockel. Il francese era la lingua diplomatica della corte dell'impero russo, quindi non esiste una versione ufficiale di questo trattato in russo. L'accordo era accompagnato da una lettera di ratifica per la vendita dell'Alaska, stampata in russo, che indicava un lungo elenco di titoli storici dell'imperatore Alessandro II, nonché un breve commento di ratifica di Alessandro poco prima della sua firma. Ma poiché la lingua russa nell'impero russo era secondaria e, come dicono, non era considerata diplomatica, fu immediatamente allegata una traduzione in francese di questa lettera di ratifica sulla vendita dell'Alaska. La stessa traduzione del trattato in russo apparve 4 anni dopo in una enciclopedia intitolata La raccolta completa delle leggi dell'impero russo a pagina 421 sotto numero 40, 45 e 18. Quindi una persona normale porge la domanda: se gli stati indipendenti di Russia e Stati Uniti hanno concluso un accordo tra loro, allora cosa c'entra la Francia con la sua lingua francese? Non c'è quindi assolutamente alcun dubbio a chi apparteneva la colonia dell'impero russo per un secolo, a chi era subordinato il cosiddetto imperatore russo e in quale lingua tutti i trattati potevano essere legalmente conclusi.